Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme l'accompagnamento per valzer e mazurka, tratto da accompagnamento super facile per fisarmonica. Vi ho fatto già nelle lezioni precedenti, insomma, gli esercizi, sia come calcolarsi, insomma, tutti gli accordi, i rivolti, e poi, insomma, applicheremo quanto abbiamo studiato. Solo una piccola premessa per quanto riguarda gli accordi di settima, li prenderemo in terza posizione, escludendo la nota, insomma, la nota più acuta, è chiaro? Un esempio, sol settima in terza posizione, praticamente. In terzo rivolto è questo, andremo a togliere la nota più acuta, quindi suoneremo solo tre tasti, questi, chiaro? Ma questo ovviamente non ve lo farò calcolare ogni volta, ma ve lo porterò già in partitura, va bene? Quindi è così, l'accompagnamento, insomma, l'esercizio numero uno a valzer è questo, i bassi, basso accordo sul do, è questo, sol settima, i bassi. Si ripete sempre questo rito, quindi siamo col quinto sul do, quindi per capirci siamo in tonalità do, un esempio, partiamo col quinto sul do. Ho creato questo metodo, insomma, per semplificare di tutto, quindi partite col quinto sul do, in tonalità do. Non sarà sempre così, ma soprattutto all'inizio, ad esempio un brano facile facile, qualsiasi che vi trovate, insomma, tarantelle facili con due accordi, partite in do maggiore, partite col quinto sul do, quindi 5-2 e il pollice alleghiamo di un tasto, mi, sol, do, quindi questo, in tre quarti, pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo. Ora è questo, 4-2 e l'1 si avvicina, quindi fa, sol, si, pausa, accordo, accordo, questo è sol settimo, accordo, accordo. Va bene? E quindi con i bassi è questo, i bassi in do, basso, accordo, accordo, sol settima, chiaro? Semplice. E questo praticamente è il primo rito che va ripetuto, insomma, per ore e ore, chiaro? Non in un attimo l'ho capito, questo è il primo rito. Ripetetelo per il tempo necessario per memorizzarlo. E questo, insomma, tonica dominante per capirci, va bene? Potete già accompagnare uno strumento, diciamo, che in do, esempio un organetto in do maggiore. Se ad esempio avete un organetto in sol, ecco qua, andiamo, come detto prima, col quinto sul sol. Quindi questo, l'accordo del sol è questo, 5-2, allarghiamo il pollice di un tasto, quindi sempre uguale sarà la posizione. Quindi pausa, poi accordo, accordo di sol, pausa, accordo, accordo. Ora sempre il pollice si avvicina, 4-2-1, però attenzione, il 4 è un tasto nero, il Fa diesis, quindi l'accordo di Re settima, pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo, chiaro? E con i bassi iniziamo dall'inizio, i bassi in Sol, Re settima, i bassi, e ripeto, sempre questo rito, un'oretta o mezz'ora. Questo è l'esercizio numero 2, va bene? Fate anche questo esercizio numero 2 per una mezz'oretta, va bene? E andiamo avanti, l'esercizio numero 3, insomma, è in Re maggiore, e quindi partiamo col quinto dito sul Re, quindi così, 5, 2, 1, però è ovviamente Re maggiore, il pollice andrà sul Fa diesis, chiaro? Quindi sarà questa, la posizione uguale, cambieranno solo le alterazioni. Quindi questo, pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo. Ora il pollice si avvicina. 4-2-1, ovviamente la settima ha il tasto nero do diesis, quindi pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo. Ora mettiamo il tutto che passi dall'inizio in re. Ora la settima e i bassi. Riprendete così l'accordo e si ripete questo rito per una mezz'oretta, secondo l'avete capito. Quindi all'inizio utilizzate non tutti quei rivolti, questo rivolto per ora che vedo indicato ora, va bene? E ci siamo. Andiamo avanti con l'altra tonalità, qua siamo praticamente in La, andiamo con il quinto dito sul La, quindi quinto sul La, il 2, il pollice allarghiamo di un tasto, ovviamente essendo in La maggiore, il pollice va sul Do diesis, quindi è Do diesis mi La, pausa, accordo, accordo. Pausa, accordo, accordo, il pollice si avvicina, 1, 2, 4, il 4 va sul tasto nero, sol diesis, quindi re mi sol diesis, pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo, quindi sarà sempre la stessa posizione che si sposta, stando attenti solo all'alterazione. I bassi, faccio questo io con i bassi, bassi in la, basso, accordo, accordo, basso, accordo. Ora mi settima e quindi qua metto anche la settima, re mi sol settima, basso, accordo, accordo, basso, accordo, accordo e ripeto sempre questo rito.
divertendomi anche un po' sopra così, va bene, ma poi lo vedremo più avanti questa. Questo è quello di là, i quattro esercizi da fare, prendetevi un giusto tempo, non 10 secondi, va bene, ma sono semplici, l'ho capito, sì, questo è facilissimo, sì, già lo so fare, no, dovete proprio saperlo fare anche senza il libro, quindi doverlo memorizzare. Ora vediamo il quinto esercizio, siamo in tonalità Mi, andiamo col quinto dito sul Mi, come abbiamo detto prima, il 2, e il pollice allarghiamo di un tasto, andiamo sul tasto nero. Quindi conoscete già gli accordi, quindi questo è praticamente, ricordate, il Mi era qui, fondamentale, primo rivolto, va bene? E quindi è questo, il quinto sul Mi, il 2 sul Si, il pollice sul Sol diesis, quindi pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo. Ora il pollice si avvicina a 4, 2, 1, solo il quarto dito va sul tasto nero, Re diesis, La Si Re diesis, quindi pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo. Ora colleghiamoli dall'inizio, l'accordo di Mi, pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo. Di si settima, pausa, accordo, accordo, pausa. Dopo l'avete memorizzata, mettiamo i bassi in Mi, quindi lentamente. Si settima. E da capo, si Mi. Va bene, questo è l'esercizio numero 5. Insomma, lo studierete magari con calma, senza fretta. Andiamo avanti dopo una mezz'oretta, bentornati, qualche giorno o settimana. Vediamo l'esercizio numero 6, che è in Fa, lo capiamo da innanzitutto la tonalità, cosa è in chiave, però ve lo dico io. L'esercizio numero 6 è in Fa, il primo basso che troviamo, e parte il discorso della tonalità perché ci sta il Si bemolle, però lasciamo stare il discorso teorico. Quindi quinto dito sul Fa, 5, 2, allargo il pollice di un tasto, semplicissimo, ma quello di Fa, quindi è inutile che vi dico in che posizione è, pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo, le posizioni sono sempre uguali a quelle di prima, gli stessi rivolti che vi ho detto all'inizio. Ora ad esempio il pollice si avvicina a 4, 2, 1, ma il pollice va sul Si bemolle, quindi pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo, e quindi è questo, con i bassi in Fa, ora do settima, e ripeto mille volte. Qui se qualcuno suona un organetto ad esempio in Fa, possiamo accompagnarlo con questo esercizio numero 6, se è un organetto due bassi, quindi tonica dominante, semplicissimo. Fatelo per ore e ore, vediamo l'ultimo esercizio, che è questo qui, l'esercizio, cioè l'ultimo di questa serie per il valzer, ed è così, insomma, di questa parte iniziale, perché poi abbiamo scritto anche gli accordi, quelli minori, settima, insomma, e altri che poi vedremo, c'è un po' di pagine dedicate al valzer, che è quello un po' più semplice. Vediamo l'esercizio numero 7 di Si bemolle, iniziamo col quinto dito sul Si bemolle, il 2 qui e sul Fa, e il pollice ci allarghiamo di un tasto sul Re, quindi questo pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo. Poi come ho detto prima, il pollice si avvicina, 4, 2, 1, però attenzione, il pollice va sul tasto nero, Mi bemolle, quindi pausa, accordo, accordo, pausa, accordo, accordo. Mettiamo i bassi, Si bemolle, quindi lentamente, Fa settima, Si bemolle, avete notato, avete sempre la stessa posizione della mano, per questo vi ho agevolato insomma in questo sistema, va bene? Anche se non vi è chiaro quel discorso di rivolti, pian piano li capirete. E questo qua, fate questo esercizio, collegate il tutto. Per oggi ci fermiamo qui, nella lezione successiva vedremo altri esercizi basati insomma sulla tonalità minore, va bene? Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!